Lo sciamano è Cristian Costa, un profiler geniale, esperto in crimini esoterici, satanici, famoso nel mondo, famoso nelle più grandi agenzie investigative come il numero uno, che nel primo libro, nello sciamano, si è avuto a che fare con l'inquisitore, un temibilissimo serial killer che ammazzava streghe o presunte tali, mentre in Eclissi di Sangue, il sequel dello sciamano, diciamo che anche Cristian Costa vivrà un momento d'ombra, un po' come quando la luna inizia ad eclissarsi, e anche qui avrà a che fare con un pericolosissimo criminale. Allora, si concluderà la trilogia dello sciamano, la trilogia delle streghe, e poi nella mia testa la seconda trilogia, che farà parte comunque di questo universo che sto cercando di creare, sarà una protagonista femminile. Vediamo. Ho una serie TV, ho un film, ci stiamo lavorando. Queste sono cose per te, ti riconosco. Viva di Sciumafè! Se tu mi rendi la possibilità, io. Quale possibilità? Tu te ne vai a Roma, ho rilevato un'attività, un ristorante. Sviluppando una serie tratta dei film di Biedrone, insieme a Titanus e West Side che produrranno per Sky, stiamo ancora scrivendo. Bud Spencer per me è un'icona, come milioni di persone in Italia e nel mondo. Vedremo, il progetto è ancora in fase embrionale. Il luogo forse che mi ha impressionato di più la prima volta è stato il Colosseo, perché uno dei miei film preferiti, se non il mio film preferito, è Il Gladiatore, e quindi ritrovarmi per la prima volta di fronte a un monumento del genere è stato per me veramente emozionante.